siamo in dirittura d'arrivo con una fase decisiva del percorso a Capitale Italiana della Cultura 2024 e stiamo un po' incrociando le dita in attesa di quelle che saranno notizie dal Ministero della Cultura, perché il 18 di gennaio verrà resa nota la shortlist, ovvero delle 23 città attualmente rimaste, nelle 23 proposte da Capitale Italiana della Cultura 2024, verranno portate a 10, saranno le 10 che poi si giocheranno un po' la finalissima in 2 mesi di lavoro ulteriore, di comunicazione, di racconto dei propri progetti, delle strategie in caso di vittoria 2024. Sappiamo che è una sfida durissima perché sono tantissime le città agguerrite, ma anche con tantissime cose da dire, da città capoluogo come noi, come Ascoli, come Vicenza, come Siracusa, a realtà di aggregazioni di comuni o luoghi paesaggistici fantastici in tutta Italia. Quindi, insomma, siamo consapevoli che è una partita non scontata e se ce la faremo ovviamente proseguirà la corsa fino al sogno di potersela fare nel mese di marzo. Se insomma non ce l'avremo fatta, sicuramente tutto il lavoro di programmazione e di coinvolgimento soprattutto di tutti i comuni della provincia in un programma 2024, come già comunicato anche assieme a Ascoli, assieme alla Regione Marche, avrà comunque un suo svolgimento e diventerà anzi una traccia, una rincorsa lunga per la Capitale 2033. Però siamo sempre ancora ottimisti, fiduciosi, quindi aspettiamo questo 18 gennaio un po' come spartiacque necessario con il dovuto ottimismo.